Allora, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che vi parlo come al solito dalla Tanzania, oggi sono a casa e oggi parliamo di oro. Diciamo che la novità, la notizia è che finalmente mi è stato consegnato un libro sull'oro, molto bello, curato dalle edizioni Bollis, che si intitola Oro, 6.000 anni tra storia e leggenda. La cosa bella di questo libro sono di quelle edizioni copertina rigida speciali, no? Quelle belle che si facevano una volta. Ne ho fatte tante quando ero, non tante, però ne ho curate alcune quando ero in agenzia. E mi è stato donato dal professor Paolo Cesaretti, quale sono in contatto, che ringrazio molto, naturalmente, un bellissimo dono, e che userò anche un pochino per i miei interventi, no? Perché io ripeto sempre che quando si deve fare poi particolare una scelta particolare così, l'investimento nell'oro, bisogna anche documentarsi, insomma, purtroppo bisognerebbe anche studiare, no? E invece oggi, in particolare in Italia, ma anche nel resto del mondo, non è che le cose vadano benissimo all'estero, anzi, si legge sempre meno e diciamo ci si fida degli esperti, che va bene, però ecco, il mio suggerimento è quello di documentarsi sempre più possibile. Internet oggi dà la possibilità. Andy, ti do subito la parola, un attimo di pazienza. Ti dà la possibilità di approfondire tantissime cose. Chi mi conosce sa che ho scritto la trilogia, no? Messo insieme a quella che si chiama Un'opera unica, che dono a chi è interessato gratuitamente, vi mando il link, basta che la legga. E io l'ho messa insieme come? Io l'ho messa insieme principalmente con materiale, anzi tutto il materiale, sia video che poi libri che ho scaricato in varie maniere da vari siti, grazie a internet. Immaginate il materiale che in teoria c'è a disposizione, che è lì e a disposizione, ma nessuno lo scarica, nessuno lo usa. Ecco, questa è una cosa che personalmente mi lascia, diciamo, mi dà un po' fastidio, perché ricordiamoci che la conoscenza è ciò che ci rende liberi, no? Perché se non abbiamo conoscenza non abbiamo scelta e ci dobbiamo sempre delegare agli altri. Allora, mi fermo un attimo qui. Andy, volevi intervenire? Prego. Andy. Senti, avevi chiesto di intervenire, mi stai ascoltando? Ho dei problemi di connessione, scusate, Allora, esci e rientri, dai, Sì. in un attimo. Allora, oggi leggeremo la quarta di copertina, no? Chiamo la quarta di copertina, dove l'autore, che è, mi piace citarlo, è un tedesco, si chiama, spero di pronunciare bene, Walter. Si chiama Hans Gerd Bachmann. Perfetto, Bachmann, Ah, sì. lo sai che io non te l'ho detto, ma ho studiato il tedesco. Ah, ok, E bravo. io ora studio il Swahili, no? La lingua, così comincio a capire, non dico niente, no? Alle persone che parlano Swahili. Così capisco chi è che mi prende in giro e chi mi dice la verità. Mica gli dico che studio Swahili. E se no poi dopo no, non li frego più. Insomma, scherzi a parte. Poi c'è anche un contributo di Jörg Follnagel. Questo era difficile a leggere, eh? Max, Follnagel. Sì. perfetto anche questo. Ti Bene, dimmi. posso fare una domanda? Scusa l'ignoranza. Il Sì, Swahili dov'è che si parla? abbassa per piacere il volume che mi Sì, sono. l'avevo Allora. alzato per me, scusami. Bravo. Allora, il Swahili è una lingua, facciamo una premessa veloce, poi diamo la parola a Andy che voleva intervenire. Buongiorno Nella e buongiorno Nadia. Swahili è una lingua che è stata in breve, è stata messa insieme negli anni 60 per dare uno strumento di comunicazione, cioè uniformare una lingua perché tutti parlavano lingue diverse, no? Immaginate. Tanzania è 2 volte e mezzo quasi tre l'Italia, e poi c'è l'Uganda, c'è il Kenya,
e viene parlata principalmente in Uganda, Kenya, Burundi, qual è quell'altro? Malawi, non so se anche Mozambico, cioè nelle nazioni che fanno parte dell'Unione del Sud-Est, cosiddetta africana, in tutte quelle nazioni lì, che poi rappresentano tipo un piccolo mercato unico, tipo la Comunità Europea. Ora le banche non sono centralizzate, sono ancora tutte indipendenti. Però dal punto di vista commerciale, ecco, per facilitare gli scambi anche nel commercio, è stata creata questa lingua che è stata messa insieme utilizzando sei o sette lingue diverse. Quindi c'è un po' di arabo, c'è un po' di olandese, mi sembra, c'è un po' di inglese, un po' di portoghese. Però è una lingua, sinceramente, io sto cercando di studiarla, che non ha una sua logica. Cioè, non è come l'italiano, io ho studiato un po' l'italiano, ho studiato un po' il francese, ho studiato un po' il tedesco, ho studiato l'inglese, capisco lo spagnolo, quindi sono tutte lingue un po' più o meno latine, no? E quindi ci si tira fuori qualche, ovviamente latino, e la logica è un po' sempre la stessa, articolo, verbo, complemento, oggetto. Invece questo non funziona così. Quindi ci devo dedicare un po' di tempo, il tempo è quello che c'è, e quindi faccio un po' di fatica. Allora Andy, torniamo a capo. Volevi fare una domanda? Se no vi leggo qualcosa. Allora, Andy, c'è ancora problemi di connessione perché io non ti sento. Mi sentite? Sentite? Io sì. Benissimo. Sì, sì. Io sì. Madonna mia, diciamo niente. Allora, io vi leggo intanto, un po' che righe, non voglio annoiarvi tra. Intanto scrivetevi le domande, scrivetevi un po' di domande, perché è tutto più semplice. Mi fate anche delle domande, appunto, banali, va bene lo stesso. Mi semplificate la vita. Leggo: un cuore d'oro, una regola d'oro, un ragazzo o una ragazza d'oro. Il nostro impegno quotidiano nel termine oro come metafora di ciò che rappresenta la perfezione e suscita la nostra ammirazione è già di per sé una dimostrazione del fascino universale e senza tempo del metallo prezioso per eccellenza. Anche la sua rarità contribuisce a questa forza di attrazione e ne giustifica in buona parte l'elevato valore monetario. Basti pensare che il volume totale dell'oro estratto dalla preistoria ai giorni nostri potrebbe essere contenuto in un cubo di appena 18-20 metri di lato. E che dire poi delle sue incredibili proprietà? L'oro non si corrode e non perde mai la sua splendida lucentezza ed è il più duttile e malleabile dei metalli. Può essere lavorato a sbalzo, in rilievo, a punzone, martellato in sottilissimi fogli, trafilato in fili impalpabili e forgiato mediante un'infinità di altre tecniche. Questo libro affascinante rivela i modi altrettanto numerosi in cui l'oro ha esercitato il suo potere sugli uomini. Per esempio, sin dalla preistoria, gli artigiani l'hanno plasmato in oggetti rituali e ornamenti per i nobili dal IV secolo avanti Cristo. È servito a coniare monete in tutti i tempi, ha invariabilmente scatenato guerre di conquista e alimentato febbrili ricerche. L'autore Hans-Gert Bachmann, archeologo di fama ed esperto di metallurgia, dedica ciascun capitolo a un'epoca storica, descrivendo i luoghi in cui gli uomini hanno scoperto in passato i giacimenti e le modalità di estrazione, raffinazione e lavorazione, senza mai dimenticare l'influenza del metallo giallo sull'umanità in termini sociali e economici. Bachmann presta particolare attenzione al ruolo del prezioso metallo nella storia dell'arte, presentandoci manufatti eterogenei con la maschera funeraria, come la maschera di funeraria di Tutankhamon, le monete romane con i ritratti degli imperatori, misteriosi gioielli etruschi e celtici, una statuina del mitico Eldorado e poi copertine di libri, reliquiari, crocifissi medievali finalmente ornati di prete prezioso.
un capitolo sull'oro nell'era moderna, scritto insieme con lo storico d'arte Jonko Foldnagel, attualizza questo excursus esaminando le creazioni contemporanee degli orefi senza tralasciare la tela di Gustav Klimt, il bacio, impreziosita dall'inserimento di una foglia d'oro. Tutti questi scintillanti oggetti d'arte e di cultura sono raffigurati in 285 stupende immagini a colori, integrate da una serie di mappe. L'opera di Bockmann, affascinante e autorevole, è un punto di riferimento per i libri sulla cultura materiale. Ed è presente che questo è stato tradotto dal tedesco e, come sa bene, quando si traduce dal tedesco ogni tanto non è facile farlo. Allora, Hans Gerbach ha frequentato la facoltà di scienze della terra presso l'università di Bonn, ha poi insegnato per molti anni in varie istituzioni scolastiche e universitarie, ha partecipato a rilevamenti e scavi archeologici in Europa e nel vicino oriente. Tra il 63 e il 93 ha anche ricoperto un ruolo dirigenziale presso Degussa, un'impresa con sede in Germania che opera a livello globale nel campo della raffinazione dell'oro e dell'argento. Dal 1978 è professore universitario presso l'Institute of Archaeology, University College of London, e dall'82 all'Università di Francoforte in Germania. Mi avete sentito bene? Sì. Avete capito tutto? Benissimo. Io sì, e ho capito quasi tutto. Conosci questa azienda? Beh, accidenti. Sì, la conosco, la Degussa. Conosco. Non siete. Sento più niente. Nemmeno io. Ma Walter, già che non sento più nulla, ma si occupa più o meno delle stesse cose di cui ti occupi tu? Degussa, dici? Sì. Allora, Degussa è una chiesa che ha... Conosci la Degussa per caso? Sì, la conosco e non è... Si stava mettendo a fare quello che fa anche Ovesta. C'è qualcosa? Ma... Ha nessuna affiliazione con Ovesta? Che azienda è? No, non sentito? Ha nessuna affiliazione. Sentito tutto. Non ha nessuna affiliazione con Ovesta, sì. E sì, più che altro... Non intervenire, no, fammi pazienza. Più che altro ha una... specializzazione attualmente in oggettistica in oro per regali di alta classe, si è più dedicata a quello, ma di Degussa c'erano diverse divisioni, una soprattutto quella chimica è quella che ha preso una strada separata rispetto all'oro. Loro direi che dai gioielli o oggetti preziosi si stava, ma parlo adesso di 3 anni fa, che tra l'altro mi avevano anche contattato, si sta orientando a fare qualcosa tipo piani di accumulo come fa Ovesta, ma che io sappia non è ancora arrivato a quel punto. Ho capito. Beh, con questo c'è un collegamento, anche tutto collegato, no? Questo lo sapete, è la teoria dell'uno, no? Teoria dell'uno. Che è combinato. Grazie per la risposta. Prego. Se tutto fosse collegato insieme. Allora, dunque, ci sono altre domande? No, magari vi dico alcune cose che quale sto lavorando. Allora, intanto vi dico che... l'oro sfuso è disponibile per chi lo vuole. Ho ricordato che mentre non ci sono problemi per comprare oro sfuso per i clienti a Ovesta, che lo possono comprare anche a Ovesta, ovviamente i prezzi sono quelli
di Augusta, leggermente superiore magari agli altri, potete trovare in Italia, e non è possibile per i clienti di non Augusta comprare oro sfuso, quindi prima devono aprire appunto un piano di accumulo oppure una Royal Class, devono essere proprio clienti clienti. Allora, per sopperire a questo limite, anche perché altri ce l'hanno chiesto, abbiamo deciso di prendere contatto con un'azienda di Valenza che si chiama AZ, lo posso dire, Metalli, e con la quale abbiamo fatto un accordo. Ora, naturalmente, c'è da mettere a punto tutta la procedura per l'ordine, no? Perché noi non si vende niente e voi noi vi segnaliamo questa azienda dove voi potete trovare. Non si sente. Insomma, l'oro, l'oro, parliamo in questo caso di oro, soltanto di oro, nelle varie pezzature ha un prezzo molto più. Non si sente nulla, nulla. Max, continui a sentirti a tratti o non sentire completamente nulla? Anch'io adesso un po' che non sento niente. Walter, mi senti? Quando è che è andata via la voce? Cosa hai capito? Aspetta. A parli a tratti, non si capisce il senso del discorso perché va via in continuazione. Ma purtroppo la connessione non ci può fare nulla, lui. Non è per attribuire colpe, è solo per dire che non si capisce. Sì, no, ma detta così sembrava così, capito? No, non lo è. Massimo, sei con noi? Massimo, sto cercando, mi sentite? Sì, ora sì. Sto cercando. Prova a uscire e rientrare. Mamma mia, stamattina. Mi sentite meglio? Sì, ora sì. Parrebbe di sì. Allora, dicevo che abbiamo chiuso un accordo con un'azienda di Valenza che si chiama AZ, che è una raffineria,
con la quale organizzeremo la vendita. Noi non vendiamo niente, raccomandiamo soltanto chi vuole comprare oro di contattare questa azienda qui. I prezzi dovrebbero essere molto competitivi, mi sono raccomandato. Ovviamente mi assisterà il dottor Manca in questa operazione qui. Dicevo che mentre non ci sono problemi per i clienti Ovest, cioè per coloro che hanno aperto un piano di accumulo, un conto, un piano di accumulo o una Royal Class per comprare oro direttamente da Ovesta, coloro che non sono clienti non possono comprare oro in Italia, possono in Germania ma non in Italia. Quindi l'unica possibilità era quella di mettersi d'accordo con una raffineria. Allora, la procedura la stanno ancora lavorando su tutta la procedura da seguire, no? Perché noi segnaliamo dei clienti, il cliente poi deve attraverso il sito o direttamente collegare l'azienda e poi si parte con tutto l'ordine, c'è il pagamento, tutte queste cose che farete direttamente a loro. Però inizialmente, siccome loro non siamo ancora pronti, chi è interessato a comprare lo sfuso mi può contattare me oppure. Facciamola semplice, contattatemi me per il momento, eh? No, non state a contattare Walter che c'è già tante altre cose da fare. Contattate me, si vede insieme il sito dell'AZ e si vede quello che volete. Quando siete pronti o pronte per fare l'ordine, mi contattate e si definisce insieme l'ordine. Poi io in questo momento ve lo passo all'azienda, così si evitano confusione perché non so esattamente le procedure. Sinceramente che vogliono seguire, eh? Ci stanno ancora lavorando. Mi sentite, vero? Momento sì. Oh. Allora, ci sono domande? Se avete domande mi potete interrompere a qualsiasi momento. Allora, io ho ricordato tante volte che la cosa migliore per fare un investimento di questo tipo è quello di documentarsi. Allora, io ho messo insieme un report che trovate sul sito ammenteaperta.net che insomma va letto, va sicuro, che è una piccola storia dell'oro. Questa la Bollis Edizioni, no? Il mister, immagino che sia anche un professore universitario, il professor Bachmann ha fatto un lavoro di ricerca enorme, perché io, il lavoro mio non è da comparare una cosa così, però vedete, io avrei materiale per mettere insieme un libro di 100-150 pagine, no? E il materiale l'accumulo giornalmente, ma non lo faccio perché tanto poi le persone non leggono. Quindi io ho cercato di trovare un giusto equilibrio, ho fatto una sintesi e nel report ci sono trovate tutte le risposte alle domande che generalmente ci si fa quando si deve fare un investimento in oro. Tenete presente che l'investimento in Ovesta non è solo in oro, ma è anche in argento, platino e palladio. In aggiunta a questo, siccome Ovesta non ha piacere che noi si parli di come lei è strutturata, che invece è una cosa fondamentale, ci ha chiesto la cortesia di non parlarne e naturalmente noi abbiamo detto va bene, penalizza molto la presentazione, però ho messo tutto. Ho raccolto questo materiale in due PDF che io ho chiamato integrazione 1 e integrazione 2, che ho caricato anche proprio ieri, mi sembra, sul canale, che potete andare a trovare e anche queste vanno assolutamente lette, perché oltre a queste ci sono, oltre alle informazioni sulla struttura molto particolare di Ovesta che garantisce l'investimento che facciamo, al di là degli andamenti di mercato dell'oro su e giù, ora poi parleremo anche di questo, ci sono altre informazioni importanti, per esempio sulla plusvalenza. Quindi leggete, io vi dico delle cose, ci pensate, eccetera, eccetera, perché la plusvalenza è quella tassa che bisogna pagare quando si va a vendere l'oro. Se l'oro guadagnato si paga al 26% di tasse, sono proprio tasse che vanno pagate. Va bene? Se no, tasse sull'oro non ce ne sono, eh? Tasse sull'oro non ce ne sono, c'è soltanto
La legge, mi sembra del 2007, Walter, correggimi se sbaglio, insomma la legge che prevede la tassazione nel momento in cui il soggetto muore, no? E lascia in eredità l'oro, se no in generale, diciamo così parlando, non ci sono tasse sull'oro. E perché non ci sono tasse sull'oro? Non ci sono tasse sull'oro perché l'oro è sempre stata da 6.000 anni, come ci conferma anche questo libro, la moneta dei ricchi, e loro le tasse non le vogliono pagare. I ricchi non le pagano quasi mai le tasse, lo sapevate? Quelli ricchi, 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 le tasse non le pagano mai. Addirittura Addirittura. in America sono state fatte dopo la Costituzione della Federal Reserve, subito dopo. Abbiamo perso. Max, abbiamo perso un'altra volta, esci, rientra magari. Max, se mi senti, esci e rientra. Ok. Arriva. Eccolo. Mi sentite? Adesso di nuovo, Ora sì. sì, Allora, ora sì. dopo la Costituzione della Federal Reserve sono state fatte delle leggi apposite, chiamate leggi per la charity, per le fondazioni, per cui c'è questo flusso continuo di soldi che sono gli utili delle aziende, che vanno a finire in queste fondazioni che, guarda caso, non sono soggette a controllo fiscale. E quindi i soldi spariscono, in linea di massima sparisce quasi tutto. E soltanto alcune aziende ufficialmente, come la Exxon, queste aziende qui come Amazon, tutte queste aziende qui fatturano talmente tanto che qualcosa ufficialmente pagano di tasse, e quindi naturalmente qualcuno le tasse le paga, almeno formalmente, va bene? Dunque, dicevo, quindi dicevo l'importanza della lettura, insomma, dell'informarsi di queste cose. Se voi vi informate bene, vedrete che poi quando parlate con il dottor Manta non avete bisogno più nemmeno di parlare con me, perché poi tutti i miei interventi sono a disposizione sul mio canale, di YouTube, con Massimo Michele Guerrieri, ci sono tutti gli interventi, anche quelli lì. Naturalmente è molto importante ascoltarli. È già tutto lì perché le cose, grosso modo, sono sempre le stesse. Poi ognuno uno può dire: ma te non vuoi che io sei contrario agli investimenti in oro fuso, sfuso? Io non sono contrario assolutamente a niente. 100.000 euro di euro di investire, 100.000 euro in oro sfuso, compratelo, mettetelo dove volete. Io non ho niente contrario. Io mi pongo, no? Come consulente indipendente, vi dico quello che secondo me io ho fatto, secondo me dovreste fare. Poi naturalmente ognuno fa quello che vuole. Ci sono consulenti che vi vendono Max, ci sei? Perso un'altra volta. Max, siamo punto a capo, esci e rientra. Ok. Arriva. Eccolo. Allora, mi sentite? Ora sì. Prova a parlare. Allora, via. Sì, mi sentite? Ora sì, vai. Allora,
Walter, prego, intervieni pure te. Non ho sentito niente a parte Walter, prego, intervieni pure te. Walter, a questo punto, anche in considerazione problemi di linea, mi dispiace se avete perso qualcosa, intervieni pure te, via. Prenditi pure un po' di tempo per fare la solita introduzione. Su, grazie. Ok, grazie Max. Allora, approfitto di questo spazio e spero che la voce arrivi bene per fare un veloce riassunto. Vedo che ci dovremmo conoscere tutti e essere già stati collegati altre volte. Comunque, ripeto il funzionamento di Avesta. Quello che diceva Max, innanzitutto rispetto alla tassazione. È corretto, la legge 7 del 2000 ha liberalizzato il commercio d'oro in Italia, quindi lo ha confermato esente da IVA. Ad essere precisissimi e pignoli, l'unica imposta che c'è è sulla plusvalenza che l'oro eventualmente va a determinare nel momento della vendita. Per cui quella è una tassa italiana, perché in Germania, ad esempio, se la detenzione dell'oro supera l'anno, non si paga neanche nessuna plusvalenza. Quindi soltanto le operazioni chiamate speculative, quelle entro l'anno, vengono tassate, e così anche in molte altre parti del mondo. E in Italia siamo un pochettino più esosi, tutto lì. Invece, per ritornare ad Ovesta, quello che fa Ovesta è rendere accessibile a chiunque il deposito in oro a partire da importi minimi, perché la tariffa più piccola è da 25 € al mese di acquisto rateale, poi c'è 50 e 100. Sono tre le tariffe di acquisto rateale a seconda dell'obiettivo che il cliente si pone, che può andare dai 10.000 orientativamente a 20.000 e 30.000. Poi, per chi invece dispone già di un capitale iniziale importante, che potrebbe essere a partire dai 25-30.000, c'è la tariffa Royal Class, che formalmente parte dai 50.000 in su, però viene accettata, come dicevo, già dai 25-30.000 da parte di Ovesta. Ovviamente, maggiore è l'importo che si prenota, si ha come obiettivo, e minore è il prezzo al grammo. E questa è una politica che attua Ovesta, ma che è una politica di mercato, è una legge di mercato. In questi acquisti è già compreso, Ovesta è un commerciante di metalli preziosi, quindi il suo margine ce l'ha nel differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Visto che i depositi di Ovesta comprendono per il cliente il diritto a poter vendere da Ovesta stessa, quindi l'obbligo per Ovesta di riacquistare, il profitto di Ovesta è proprio sul differenziale fra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita, che sono comunque entrambi vantaggiosi rispetto ad altre soluzioni. Il costo legato a questo tipo di depositi è unicamente quello proprio del deposito stesso, perché Ovesta si avvale di depositi di alta sicurezza assicurati al 100%, che ovviamente hanno un costo. Questo costo, visto il grande numero di clienti, è comunque relativo e relativamente basso, ed è lo 0,08% del depositato per quanto riguarda i piani di accumulo, e dello 0,025% del depositato, chiedo scusa, del depositato sulla Royal Class. Questo per un motivo semplice: il costo maggiore del deposito è dato proprio dalla gestione, perché un piano di accumulo, se pensate 25 € al mese, magari ripartiti non soltanto 100% oro, ma fra oro, argento, platino e palladio, richiedono una gestione un pochettino più complicata, ma perché si parla di millesimi e decimillesimi di grammo, e quindi richiede un po' di lavoro in più, che giustifica questo leggero costo in più del deposito. Il deposito di Ovesta è come un conto corrente online, dove
anziché avere euro o valuta come sottostante, si ha grammatura di metalli preziosi. Credo di aver fatto una panoramica veloce e esaustiva. Ci sono domande? Ciao a tutti, vi volevo salutare, mi sono collegata adesso. Ciao Irene. Ciao, no, ho perso. Sì, ho perso il Ciao Irene, come va? Ciao. bene, bene, scusate l'assenza, ho avuto tanto da fare. No, comunque volevo dire che sono molto soddisfatta dell'acquisto che ho fatto e sì, non ho sentito cosa avete detto perché mi sono entrata ora. Comunque sono molto contenta, molto soddisfatta. Ecco, vi volevo ringraziare. Grazie a te. Ok, allora continuo ad ascoltare. Speriamo che Max riesca a parlare perché non mi sembra che la sua linea oggi lo assista tantissimo. Sti problemi di linea, in effetti. L'abbiamo perso. Sì, mi sa che Come adesso. non detto. Come non detto, Walter. Sì, veramente. Bisogna incrementare i ripetitori in Tanzania. Già. Mi sentite? A tratti, ma sì. Mi sentite? Adesso. Un po' a tratti si sente, almeno si sente un po' di Aspetta. voce. Allora, mi sentite adesso? Ora Mi sì, sentite? meglio. Sì. Meglio, sì. Allora, Sì, dicevo, sì. Irene, ciao. Sì, no, sei Ciao. stata fortunata te con altri clienti che ciao, per fortuna avete deciso di aprire il conto nel momento giusto, no? Perché aperto il conto quando l'oro era ancora abbastanza basso. Ricordo che proprio 2 mesi fa, circa 1 mese e mezzo fa, era al minimo storico, diciamo, nell'ultimo periodo, circa 52 mila dollari al chilo, e te hai avuto la fortuna di comprarlo pochi giorni dopo. Quindi l'oro ha preso adesso, si è già apprezzato moltissimo. Ieri l'ho postato diverse volte sul canale, è arrivato anche a 62.500 e quindi sono 10.000 dollari, ha acquistato 10.000 dollari in meno di un mese. Ma questo io, insomma, ve l'ho detto tante volte, no? Che l'oro era sotto prezzo e che si sarebbe. Insomma, si sarebbe apprezzato. L'oro è ancora un buon prezzo, perché ieri era 61, sono intorno a 60, va benissimo lo stesso, andrà probabilmente oltre 65 a breve, ma non aspettate troppo, perché dopo mi venite a dire che no, adesso è troppo caro e non lo compro perché aspetto che cali. Non cala più l'oro, non aspettate che l'oro cali perché no, non lo comprate più, ve lo dico subito. L'oro si assesterà tra, secondo me, i 65 e i 70 in tutto questo anno qui, che è comunque ancora un anno di transizione in vista del grande reset. Ma col grande reset, se tutto va secondo quello che loro dicono, che prevede probabilmente anche il ritorno a quello che ho chiamato il mineral standard, che è l'unica maniera per dare stabilità ai mercati, perché già poi non ci sarà nemmeno più i soldi con tanti, no? Sarà tutto completamente digitale. E come si fa a gestire il mondo in cui ci sono migliaia di transazioni tutti gli anni, tutto in digitale, se non è garantito da qualche cosa? L'unica cosa che possono utilizzare, come è sempre stato per 6.000 anni, è l'oro e i metalli preziosi. Quindi l'investimento in oro e metalli preziosi è un assegno circolare, no? Assegno circolare. Ecco, e però non aspetterei più di tanto perché apritevi un piano di accumulo.
fate una premium, fate, insomma, fate qualche cosa che poi magari più avanti si trova la maniera di convertirla in un Royal Class. Apritevi una Royal Class per 25.000 euro, ma fate qualche cosa. Poi, questo è per quello che riguarda il trend, no? Dell'oro, che un po' tutti gli esperti dicono, io l'ho detto 2 anni fa, queste cose, sono esperto, sono appassionato. Poi c'è il discorso sull'euro. Il discorso sull'euro, state attenti, perché negli ultimi interventi che io ho fatto, ho presentato una slide, no? Che mi è stata fornita proprio al dottor Manca, dalla quale si evince che se si fa la somma delle date della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale e dell'intervento della Russia in Ucraina, la somma è sempre 68. Io mi sono chiesto, ma com'è questa cosa strana che fa sempre 68? Siccome un po' di numerologia, insomma, di queste cose, no? Cabala, se ne parlava prima, cioè, ora ormai comincia a masticarlo. Se fa 68 in 3 casi diversi, vuol dire che 68 è un numero importante. Come ci dice Agatha Christie, un indizio è un indizio, 2 indizi sono una coincidenza, ma 3 indizi sono una prova. Non è possibile che adesso ci sia questa situazione molto particolare. Un amico che si occupa di queste cose qui e che mi ha dato anche un Mr. M, chiamiamolo così, che mi ha dato anche una grossa mano per alcuni documenti della trilogia, mi fa notare che 6 più 8 fa 14 e che 4 più 1 fa 5. E io dico sì, e che vuol dire? Vuol dire che 555 è un numero molto particolare dal punto di vista esoterico. Tenete presente che si parla di un mondo che ci è quasi completamente sconosciuto a noi, che è il mondo degli iniziati e dell'esoterismo mistico di tutto quello che circonda le massonerie di vario ordine, tipo agli alti livelli, quelli che io chiamo le sovrastrutture, no, si chiamano generalmente sovrastrutture, quelle che io chiamo agli alti livelli consigli supremi, tuttora esistenti. Ecco, loro usano anche la numerologia, quindi la cabala, per definire eventi importanti. Il numero 555, guarda caso, è anche il numero della tessera di partito di Hitler. Guardate che queste cose veramente non ci sono mai scritte nei libri di storia, sono cose curiose, interessanti. Quindi ci sono, secondo me, avete a disposizione, probabilmente, non so se avete un mese di tempo, perché probabilmente in 1 mese, 2 mesi, l'oro potrebbe andare oltre 65. Dopo diventa sempre un buon investimento, però diventa l'investimento classico in oro che non è più speculativo, perché in effetti l'oro non è mai un investimento, non è un prodotto finanziario, quindi non è un investimento speculativo nel breve periodo. Però adesso potete anche utilizzarlo come investimento speculativo, perché avete visto quello che è successo a Irene, quello che è successo a Isabella, quello che è successo anche a altri clienti che hanno fatto. Hanno sottoscritto nel momento giusto, erano pronti, pronte, e l'hanno fatto. Quindi vi do un attimino, ecco, vi devo mettere un po', vi devo dire le cose che io penso. Poi liberi di aspettare, ci mancherebbe altro. E vi dicevo il discorso dell'euro, che non voglio perdere di vista. Il discorso dell'euro che vi ho fatto adesso nel 68 è perché c'è una guerra in corso, e che probabilmente, anche se in maniera molto diversa, si presenterà come terza guerra mondiale. Questa terza guerra mondiale è nella trilogia, è stata annunciata a suo tempo, intorno al 1800, prevista intorno al 1870-75, da Albert Pike e Giuseppe Mazzini nelle loro comunicazioni,
E in linea di massima ci hanno azzeccato sia sulla prima guerra mondiale, ricordiamoci che loro l'hanno prevista 50 anni prima, 1860, prima guerra mondiale, 15-18, ecco, e hanno previsto la seconda e hanno previsto anche la terza, perché il numero esoterico importante, in quei livelli, il numero cabalistico, è il numero 3. Non si possono fermare al numero 2, è un numero incompleto. Numero spuro, il 2, ci vuole la terza guerra mondiale che si presenterà in maniera diversa, però ci deve essere per completare diciamo questa profezia, chiamiamola profezia, è tutto definito a tavolino, quale profezia? Quindi cosa succederà in questo scenario qui? Che l'euro perderà ancora di valore, no? Perderà di valore per certi aspetti anche il dollaro. Ma io non mi farei allarmismi per chi ha il dollaro, perché ricordatevi che la Federal Reserve rimarrà sempre la Federal Reserve. E quindi qualsiasi cosa accade, potranno creare il finimondo, seguendo la filosofia hegeliana dei contrapposti, della tesi, dell'antitesi che si scontrano per avere poi la sintesi. Qual è la sintesi? Il nuovo ordine mondiale, quello che loro, la grande opera, quello sul quale loro stanno lavorando, si chiama la grande opera che naturalmente coinvolge il grande Risse, coinvolge il grande come ho detto, si presentano in maniera diversa. Ma le conseguenze saranno esattamente le stesse di tutte le guerre. Quindi morte, distruzioni, per poi ricostruire il mondo che loro vogliono che. Sia ricostruito. Perché così com'è, cioè, mi piace dire queste cose qui. Non pensate che io ve le dica per mettervi paura, allarmarvi. Allarmarvi o perché io sono una persona negativa. No, no, no. Io sono una persona molto positiva. Io sono andato in America a fare aprire un'attività. Se sei una persona negativa, ho lavorato 5 anni per andare là. Persona negativa che vede tutto negativo, sta a Firenze tranquillo, fa buoni soldi. A questo punto, se fosse rimasto a Firenze, dal punto di vista personale sarei una persona molto diversa, evidente, perché l'esperienza di 20 anni a New York e poi con gli studi che ho fatto successivamente mi ha cambiato molto e sono molto contento, però dal punto di vista economico insomma, sarei in condizioni magari un po' diverse rispetto a non mi lamento, però in condizioni un pochettino diverse. Quindi, io in questo caso io ho investito in esperienza, no? In conoscenza, nella voglia di fare. È stata una persona molto attiva. Anche adesso una persona molto attiva. Non è che mi posso fermare, sono qui in pensione, ma non fermo mai. Ora io
finisco tra 5 minuti, 10 minuti, sono mezzogiorno e devo scappare. Mi arriva un cliente, Luca, devo prendere, no? Si va a Masacchi, facciamo il solito giro. Lui fa una visita molto più veloce, perché poi ha deciso di andare, insomma, a fare delle cose a Iringa, e va bene, rimane questo a Zanzibar. Domani sono sempre attivo, sempre fare qualcosa. Non pensate che sia negativo, però vi devo dire le cose come le vedo. Poi sta a voi farne l'utilizzo che volete. Quindi c'è anche il problema dell'euro, perché se poi l'euro perde, arrivo, scusate, magari no. Avete domande? Fatevi, che è gratis. Contattate me, io vi passo il numero poi del dottor Manca. Quando siete pronti, chiamate il dottor Manca i dettagli finali e andate avanti. Non mi aprite per cortesia il conto con Oveste. Come non lasciate lì. Max scomparso di nuovo. In sospeso perché professore professionalmente parlando. Niente, non lo sento. Neanch'io. Mi sentite? Ora sì. Sì, ora sì. Prima è risparito. Ecco, che cosa avete perso dell'ultimo colpo? È riarrivata di aprire il conto, sì, di aprire il conto, però poi andare avanti e non lasciarlo là così, insomma, senza fare nulla. Io questa è l'ultima cosa che si è sentita. E cosa avete? Dove sta interrotto? Non sento più niente. Perché stavi dicendo non aprite il conto senza fare nulla, perché poi e poi ti sei fermato lì. Pronto, mi sentite? Ora sì. No, zero. No, Io sparito credo, un'altra volta. no, credo che il discorso che faceva il dottor Max era semplicemente chi decide di aprire un deposito per una questione anche di aspetto professionale per quanto riguarda il dottor Max, ma anche me, aprirlo senza poi dar seguito no, non è carino. Pensarci bene prima, e poi quando si decide fare le cose. Questa credo fosse la chiusura che voleva dare il dottor Max. Più che Detto di altro, quanto, scusa dimmi. Ma Walter, più che altro forse non servirebbe a nulla anche per voi. assolutamente poco professionale, questo era Ecco, il no, concetto. io vi. Aspetta, vediamo se lo recuperiamo. Niente, non. Boh,
essere una perdita di tempo, mi sembra. Mi sentite? Mi sentite? Adesso un attimino, sì. Mi sentite? Sì. Pronto? Eccoci. Mi sentite? Sì. Sì. Allora, niente, io faccio un saluto veloce perché vedete in condizioni purtroppo. Faccio un saluto veloce a tutti e do appuntamento. È corretto quello che diceva il dottor Manca, volevo dire quella cosa lì. Faccio un saluto veloce a tutti, abbiate pazienza e ci sentiamo il prossimo sabato. Grazie e buon fine settimana. Ciao grazie. A tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao allora. A tutti, buona settimana. I contatti, tramite dottor Max e le consulenze.